Benvenuti al Teatro Pavone, scusateci per il ritardo. Il ministro non conosceva il traffico della E45. Da oggi parte una campagna, da oggi parte una campagna che spero possa essere bellissima. Parleremo di futuro, di come cambiare il paese, di come mettere il nostro partito, il Partito Democratico, al servizio del più grande processo riformatore dell'era repubblicana. Dovremmo essere bravi a raccontare agli umbri il perché la Costituzione più bella del mondo può diventare ancora più bella con la riforma costituzionale. Anche perché il nostro paese ha bisogno di un'accelerazione, ha bisogno di adeguarsi agli altri paesi europei se vuole essere competitivo fino in fondo. Ha bisogno di lasciarsi alle spalle quei troppi inciampi che rendono la politica e le istituzioni distanti spesso dai cittadini, alle volte anche alcuni processi incomprensibili. I nostri illustri ospiti, professor Luca Castelli, professor Francesco Clementi, Francesco Delle Botti, presidente dell'ANCI, Caruscia Marini, presidente della Regione, oltre che al ministro Maria Boschi, racconteranno un po' più nel dettaglio quelli che sono i punti cardine della riforma costituzionale. A me, come vice segretario regionale del Partito Democratico, spetta un altro compito, oltre a quello di ringraziarvi per aver riempito questo teatro, quindi veramente grazie per questa presenza e anche per l'attesa. Il compito che mi riguarda è quello di dare via a un percorso lungo, sicuramente faticoso, che però non potrà vedere nessuno di noi pedalare a mezzo servizio. Tutti noi dovremo pedalare con forza, con vigore, per superare tanti ostacoli che avremo davanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Gli ostacoli dei partiti, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, SEL, Rifondazione Comunista, tutti uniti contro il riformismo. E non credo che tenteranno mai una battaglia sulle idee, sui contenuti della riforma, ma cercheranno di strumentalizzare questo referendum come un voto politico. Oggi è uscito un giornale che raccontava un po' la presentazione di questo evento. Ho visto in un trafiletto l'intervista a un consigliere comunale della Lega Nord, dice: noi contesteremo la Boschi per le banche. Io tra me e me ho detto: beh, la Lega che parla di banche di tutela dei risparmiatori, no, nessuno, forse ci siamo dimenticati il famoso credito Euro Nord e quello che ha fatto la Lega al Nord con le banche, insomma, come un po' se Dracula volesse tutelare l'Avis. Al di là di questo, credo che veramente questo ci dimostra che contro quell'Italia che dice sì, che noi oggi abbiamo in qualche modo declinato con l'Umbria, che dice sì, avremo un fronte ampio, il fronte di chi dice no e anche il fronte di chi non ha detto proprio nulla in questi anni, per paura che qualcosa potesse cambiare. Non abbiamo solo contro l'Italia che dirà no, anche l'Italia che per troppi anni è stata pigra, che non ha affrontato il tema delle riforme per paura di scontentare qualcuno. E poi avremo di fronte anche chi pensa che sia giusto mantenere le cose come stanno. E quando noi parleremo della necessità di abbattere i costi della politica, di superare il bicameralismo perfetto, di riordinare le competenze tra Stato e Regioni, probabilmente faranno spallucce e invocheranno la sacralità del testo costituzionale. Quegli stessi alle volte lo invocano un po' meno quando alle prime indagini chiedono manette e gogne subito senza aspettare i processi e senza rispettare quello che per esempio è l'articolo 27,2 della Costituzione riguardo al principio di non colpevolezza. Ora però, dicevo, noi dovremmo fare uno sforzo, tutti insieme, tutti uniti, dovremmo parlare di temi, dei contenuti della riforma, dovremmo renderli comprensibili a tutti, perché questo referendum si vincerà sulla base
di quanti cittadini saremo in grado di mobilitare. Per questo daremo subito il via ai comitati promossi dal Partito Democratico in tutti i comuni dell'Umbria, oltre che chiaramente a livello regionale, che lavoreranno insieme ai tanti comitati già sorti spontaneamente sul nostro territorio. Ringrazio tutti quei cittadini che si sono già attivati nei comitati referendari. Dovremo raccontare l'Italia che vogliamo, rispondendo a chi pensa di fare un torto a un governo, boicottando questa riforma, che per noi governare non significa vivacchiare. Se avessimo voluto vivacchiare, potevamo non farla questa riforma costituzionale, non è che ce la imponeva nessuno. Noi dovremmo portare sulle spalle anche un patrimonio importante, che è il patrimonio della storia dalla quale il Partito Democratico proviene. Io sorrido quando leggo che qualcuno dice questa riforma è fatta da giovani spregiudicati che non hanno rispetto del patrimonio della sinistra. Beh, io non so se siano spregiudicati o meno, ma posso dire che quando l'Ulivo parlava di superamento del bicameralismo perfetto e di senato delle regioni, quei giovani spregiudicati facevano le medie. Mariana forse faceva il ginnasio nel 96, a memoria. Quindi credo che su questo sarà importante un Partito Democratico con tanta energia, con tanta passione, un Partito Democratico che non dovrà commettere l'errore di essere autoreferenziale, un Partito Democratico che dovrà aprire tutte le sue porte, come le porte di questo teatro. Oggi vedo tante persone che conosco, vedo tanti iscritti al Partito Democratico, ma vedo anche tanta società civile, come viene chiamata spesso, diciamo, nel linguaggio giornalistico, e spero che proprio questa società civile possa darci quella spinta in più per centrare questo grande obiettivo. Per cui vi chiedo un grande sforzo, un grande impegno, una grande passione, una grande energia. Spero davvero che questa possa essere una bellissima campagna elettorale. Io con Mariano ho vissuto una campagna elettorale straordinaria, che dico sempre che chi ha avuto la fortuna di viverla non la dimenticherà mai, perché forse è la campagna elettorale più bella che uno possa vivere, che è la campagna la campagna delle primarie del 2012. Ovviamente speriamo che questa abbia un esito diverso per noi che eravamo a favore di Matteo Renzi nel 2012, ma credo che tutta quell'energia possa essere utile, anzi sarà necessaria, per rendere questo paese migliore. Grazie. Farò la Catiuscia, la volevo presentare, ma sapeva la scaletta, quindi l'ho fatto da sé.